Ci siamo appena svegliati, oddio, appena, un'oretta. E quindi voglio, ho il piacere di preparare una colazione alle persone che amo. Guardate stamattina che cosa ho trovato. Non sono quelle coltivate, queste sono quelle selvagge. Vi ricordate le more piccolette, piccolette, con la bontà a fine estate che andavamo a prendere da quei rovi? Buonissime. Quindi farò un pane, un French toast. Con il pane nostro italiano, con sopra ricotta e more. Quindi gli ingredienti: pane, anche raffermo va benissimo, burro, un po' di burro non fa mai male a nessuno, poi more, latte, zucchero, ricotta e uova. Io incomincio a rompere un ovetto dove andrò poi a passare il pane, la fetta di pane. Quindi metto l'uovo, lo batto leggermente. Allora, è inutile che vi dico, io quando vado a comprare le uova cerco di comprare delle uova che siano minimo allevate a terra, o se no ancora meglio il biologico, tanto quando state lì poi alla fine sono 10 centesimi a uovo in più, che costa. Poi latte, anche qui vi dico un po' un attimo quello che faccio normalmente. Mi devo bere il latte, me lo bevo intero. Latte intero, se me lo devo bere, se no mi bevo altro, mi bevo. Poi, che facciamo? Avete visto che ho cambiato anche il genere di musica? Questo è molto appena svegliato, rilassa, divido tranquillo. E poi dopo, zacchete, incominciamo la musica un po' più sveglia, che ci fa andare al lavoro belli carichi. Fettine di pane, poco. Allora, qui io ho il pane bianco, però un pane di integrale, qualsiasi altro tipo di pane è perfetto, non vi state a fossilizzare. Poi, un pezzettino di burro. Sono stato ripreso da qualcuno, mi ha detto: no, perché tu hai detto che il burro italiano non è buono. No, signori miei, non è che non è buono. È diverso, la maggior parte del burro italiano è diverso da quello che fanno su al nord, Francia, cose del genere. Devo essere sincero, lo sapete, io sono patriota. Allora, faccio sciogliere lentamente il burro qui. Mentre si scioglie il burro per fare il French toast, sto sciogliendo il burro, un pochino di burro per fare la composta di more. Metto un po' di zucchero, poco poco, e ecco qui. Adesso abbasso leggermente, le facciamo un po' così insaporire con il burro lo zucchero. Vado, do un colpetto più forte, quindi al massimo potenza qui per fare il French toast. Bagno il pane dentro al latte e all'uovo. E intanto sta spumeggiando il burro, ok? Non lo devo far bruciare, eh? Il burro, quindi vado qui e lasciamo fare una crosticina esterna su tutte e due le superfici. Do una schiacciatina così alle more, non tutte, lascio un po' a pezzettoni. Se vedete che è una cosa fatta da noi, no? Bella, ah, che meraviglia, ragazzi! Che bello! Mi ricorda proprio questa qua, la fine dell'estate, che c'erano queste signore che vendevano le more nelle piazze dei paesi. Ecco qui, spengo. Metto qui, faccio assorbire un po' il grasso in eccesso, eccoci qua. Non è finita qua. La proteina non gliela dà ma al pupo e alla mamma del pupo? Certo che sì. Ricotta. Ho trovato una mucca. Una mucca. Nel senso, ho trovato una ricotta di mucca che era freschissima. Eccola qua, così. Metto qui dentro. Bella, la schiaccio così, vedete quanto è bella? Morbida. A me personalmente piace ancora più morbidosa, quindi aggiungo un po' di latte e vado a lavorarla in questa maniera. Poi, se siete proprio viziati, 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 potete metterci, ne so, un po' di polvere di cannella. Ma vedo queste cosette un po' così, se vi piace, eh? Procediamo. Pane per Camerawoman, pane per Mariuccio, ricotta per Camerawoman. Guarda qua, io ho fatto il piatto più sexy, nero, eh? Ricotta per Mariuccio, ok? Non deve essere dolcissima, quindi lo zucchero fa anche da conservazione per queste, quando si fanno le marmellate. In questo caso non è una marmellata, ritorno a ripetere, è una composta da utilizzare massimo dopo 3 giorni. Guardate, la lascio abbastanza morbida, vedete? Così. Quindi a cotto su quasi 2 etti di more ho messo sì e no 2 occhiali di zucchero. Vado così, guardate, vedete un po' rimane intera, guardate che meraviglia. Vai così, ecco qua.
Perfetto. Questa la facciamo a metà per uno io camera woman. Assaggiamola. Che bontà. Assaggiamo. Giusta, non troppo zucchero. Evitiamo di dare troppo zucchero a questi bambini. Pronto. Una bontà. Sana. Più sana così si muore. Il burro l'abbiamo fatto bruciare, poi ci vuole un po' di burro, ci vuole un po' di tutto. È tanto tanto buona. Buona, buona, buona. Questo da mancare al burro. Quindi, mi raccomando, dimostriamo il nostro amore verso le persone, i nostri cari e la nostra famiglia. Un bacio, buona colazione a tutti, da casa Mariola. Che bontà, buonissimo. Eccolo qua, si è svegliato. Un attimo, calmati, calmati. Quanta fame, c'è tanta fame, passerò? Eh? C'è tanta fame, guarda un po', vai. Com'è amore? Com'è? Ti piace passerotto? No, non devi ballare, devi dire se ti è buono o no. Ti piace amore? Che stai cercando? Se la mattina è così, stasera che faremo? Dove andiamo? Che facciamo? Eh? Ti piace passerotto? Eh? Buono, eh? Ah. Stasera dove andiamo a ballare? Dove andiamo a andare?